è un codice musicale che si lega ad un codice manifatturiero. C'è in mezzo la ricerca però, in mezzo alle mani e in mezzo alla creatività artistico-musicale c'è di mezzo una università, un conservatorio o comunque un partenariato che crea quelle condizioni per cui un giovane può aderire a questo tipo di alta formazione, che poi non è fine a se stessa, perché io sono convinta che anche le proposte più audaci come Industria 4.0 o prototipazione e innovazione avranno valore se il capitale umano è all'altezza di portare questa innovazione, e quindi ben venga questa opportunità e ringrazio di questa opportunità che si è così lanciata in Regione, anche perché la Regione sta facendo un lavoro di accompagnamento anche sul fronte musicale e artistico, perché non vorrei che la crisi grave che abbiamo, che ci attanaglia, ci facesse perdere di vista che la terra marchigiana ha un'eccellenza, ed è quella della musica, ed è quella dell'arte, ed è quella del teatro, ed è quella del cinema. Quindi i nostri giovani vanno formati non solo alla meccanica meccatronica, per portarle un esempio, ma vanno formati a riscoprire questa motivazione forte che c'è nella persona.